Buonasera. Io, a differenza dei miei colleghi, non ho fatto niente, sono totalmente innocente. Via, via. 25 giorni, sì, mi ha sanzionato la Lady Ghigliottina, tra cui 15 li ho presi per quel battibecco con il capogruppo del PD Roberto Speranza. Come ho detto alla Boldrini, poi c'era tutta, no, perché c'è questo tavolo lungo, no? Mi sembra, non so se avete visto La Bella e la Bestia, c'è quel tavolo lunghissimo, no, non fate il pronostico, non me lo metto. Da una parte uno da solo, il putato, dall'altra parte tutti questori, sì, i segretari, la Boldrini davanti. E io la prima volta gli ho detto, come gli altri, non riconosco nessuna autorità, mi sono caduti gli occhiali. E la volta successiva, con la convocazione di Salvare, ho detto, io non ho impedito a Speranza di parlare, gli ho impedito di mentire. Ma siccome quando mi parla mente, per non mentire ha deciso di non parlare. Perché solo Renzi deve fare super cazzo? Non tutti sanno, però questa cosa è divertente, che quando in realtà io veramente non gli ho impedito di parlare, io ero fuori di senno perché avevamo assistito ad una votazione dittatoriale e in aula, poi assistere a quel ceffone, e il giorno dopo una votazione dittatoriale in affari costituzionali. Tratto il presidente Sisto di Forza Italia con la segretaria La Boschi, che hanno fatto, proviamocelo, perché chi è a favore dell'italico, alzate le mani anche a favore, chi si astiene, chi è contrario, approvato, così. Ero numero legali, e questi che scappano, siamo impazziti. Io, quando ho visto Speranza andare a fare le sue solite dichiarazioni, abbiamo approvato le leggi elettorali, l'ho seguito e mi sono messo di fianco, anzi davanti, così pronto. E gli ho detto, la prima bugia di spettacolo. E la sua risposta è meravigliosa. Allora vado a fare la conferenza stampa nel mio ufficio. Come a dire, dato che sicuramente mentirò. Al di là di tutto, noi è un anno che stiamo lì dentro, scusate qualche errore, soprattutto i primi tempi, passavamo tanto tempo a studiare i regolamenti, a capire come funzionava la macchina. Non è semplicissimo, no? Nessuno di noi era mai entrato, quindi forse i primi tempi abbiamo comunicato poco perché stavamo tanto tempo dentro a studiare, a conoscerci, a fare assemblea, a buttare giù i regolamenti. Vedete, i primi mesi sono stati complessi perché, a differenza di altri gruppi parlamentari, noi abbiamo fatto i colloqui alle persone che abbiamo assunto. Un deputato si è occupato di scegliere la macchinetta del caffè e fare, magari, dato che i grillini, sapete, sono precisi, magari ha fatto 6-7 ricerche per trovare la macchinetta del caffè e risparmiare alla fine dell'anno 3.000 euro. Per cui i primi tempi sono stati complessi, però credo che tutti quanti hanno assistito ad un miglioramento complessivo del gruppo parlamentare, sotto tutti i punti di vista, valoriale, le nostre proposte di legge, le coperture, la ragioneria dello Stato, i rapporti diretti con la Castelli e Sorial, non ci ha mai bocciato una copertura nelle nostre proposte di legge. Vabbè, forse sì, però tutti. Sto scherzando, poi forse lo dicevo nella persona volta. E il gruppo è migliorato anche dal punto di vista comunicativo. All'inizio era difficile parlare di fronte a così tanta gente con un microfono, si impara. Impariamo tutti. E se ci fate caso, Pepe l'anno scorso al palco ci dava il microfono, noi eravamo un po' intimoriti. Si impara. Nessuno più parla di inesperienza. Fateci caso, oggi ci accusano di essere fascisti. Diversori, stupratori, squadristi, ma non più inesperti, non più inesperti. Non si può dire nulla di una realtà, poi ci sono due quelli della finestra, guardate, tutto bene, lì, a posto? Sì, in certo modo? Voi due? Grazie, ci ho provato a dire un po'. Sì, e al di là di tutto la Repubblica sta in uno stato comatoso, lo sappiamo. Abbiamo un sacco di problemi. L'altro giorno si è suicidato un altro imprenditore nel veneziano, 2 settimane fa a Pomigliano, tra l'altro
un ragazzo molto vicino a 5 Stelle. È un disastro, lo sappiamo. E alle volte mi viene tanta rabbia, per quello anche poi ogni tanto sbagliamo certi linguaggi e forse urliamo un po' troppo, forse. Però è complicato quando tu vedi così tante ingiustizie. Oggi hanno ammazzato, ieri hanno ammazzato un altro bambino, la mafia, e il Presidente della Repubblica si ostina a non andare a testimoniare sulla trattativa stata mafia. Dobbiamo scrivere tutti quanti a Napolitano, ricordatevi la frase che uscì fuori quando fecero saltare qualcuno in Borsellino. E chissà che coloro che, hanno, che sanno qualcosa su quegli omicidi non ci siedano accanto in Parlamento, no? La mafia è silenzio e il Presidente della Repubblica, ahimè, incarna il silenzio in questo momento. Non va a testimoniare, non va a dare una mano ai giudici di Palermo, ai migliori che rischiano la vita, a cancellare le telefonate. È un disastro. Di fianco a noi si siedono lobbisti, gli autisti dei camorristi, dall'altra parte, nella parte del PD, oggi hanno chiesto l'arresto di un deputato per truffa, riciclaggio, associazione a delinquere, chi più che davvero tanti capi di imputazione. Questo è il Parlamento. E i più politici, quelli sembrano più politici da altri, i Cuperlo, la sera si sfogano su social network dicendo: avrei voluto fare un modo, però alla fine ho votato nell'altro. E quando li incontriamo la mattina nervosi, ci va nervosissimo, alle 8 del mattino che fuma sigarette nel cortile e parla al plurale come Maradona. Noi vogliamo fare delle cose, noi adesso creiamo una corrente importante, noi vogliamo comunque pungolare il PD, ma scusa, ci va lì. Pippo, quanti siete noi? Sono da solo. Tu dici, ma te ne vai? Adesso sistema delle cose, non so se vi ricordate, Renato Pozzetto nel, come si chiama quel film, il ragazzo di Campari, che lo chiama la madre e dice: ma come va? Ho delle ottime prospettive per il futuro. Ve lo ricordate? Questo lo faceva. Ma come va il partito? Cioè, abbiamo delle ottime prospettive per il futuro. Ti dice questo. Cuperlo che si permette di elogiare Gramsci, Berlinguer in aula. I deputati gli fanno la prosa e cantano bella ciao, mentre regalano 7,5 miliardi di euro di soldi nostri alle banche private. Allora il male vero dell'Italia, come disse a Lady Tagliola, non è soltanto il malaffare, è l'ipocrisia, perché ci impedisce di renderci conto della verità. Ipocrisia che ci fa credere che la sinistra sia stata meglio della destra, ma quando mai? Io ho sempre votato a sinistra, poi mi sono disintossicato. Lo potete fare anche voi. È difficile, bisogna accettare il fallimento. Qui questa è terra sì di PD, dovete parlarci, dovete lasciarvi sfogare, farli sedere, fargli capire che non sto scherzando, ci vuole del tempo per metabolizzare un po' il fallimento. Uno si sente anche frustrato, a me è capitato così, si sente anche frustrato a dover accettare di aver sbagliato tutto, ma è l'unica soluzione. Pensate che è venuta a trovarci in Commissione Affari Esteri la Fiorella Mannoia, che è certamente una donna di sinistra, e ci ha fatto un bellissimo discorso, dicendo: per me è stata dura, lei ha votato 5 Stelle e ci segue, poi ha delle perplessità su alcune cose legittimamente, ma ci segue, ci sostiene, e ci diceva: per me è stato molto complicato buttare giù delle barriere, delle strutture messe su da tanto tempo, ideologiche, ragionare per partito preso, basta, quella roba è finita. Esistono le idee buone, le idee non buone, non esistono più le ideologie ma le idee logiche. Cerchiamo di uscire da questo paradigma. Noi alle volte votiamo cose con Stella, alle volte raramente con il PD, ma perché il PD raramente presenta, anzi quasi mai ha presentato delle proposte utili per la collettività. E ci è capitato anche di fare una battaglia contro l'indulto e l'amnistia con la Lega. Questo non significa che abbiamo nulla a che fare con la Lega, come non abbiamo nulla a che fare con Stella, ma sugli F-35 ci siamo trovati. Cioè, è proprio bello andare oltre, non lo capiscono ancora tante persone, non lo capiscono i giornali anche qua di Bologna che non hanno scritto neanche una riga sulla nostra presenza questa sera, neanche una riga. Eppure ci sono sempre delle persone.
non lo capiscono le persone che i giornalisti che le cose ci chiedono, ma perché non fate alleanze ancora? Lo sappiamo, è così, però che vogliamo fare? Vogliamo lasciare il paese in mano a queste persone? C'è una speranza oggi, stasera non c'è Beppe Grillo che ha fatto tanto, ci stiamo tutti noi. Ci siamo noi parlamentari che oggi siamo in trincea, ma poi domani tocca a qualcun altro, le due legislature e poi a casa. Una regola che a noi ci salva la vita, ci salva la vita. Perché la politica deve essere un servizio civile, no? Che uno mette a disposizione del tempo della sua vita e poi se ne torna al proprio mestiere e tocca un altro. E in questa sala stasera, iniziate a entrare in quest'ottica, ci sono i futuri deputati, senatori, consiglieri comunali, capi sindaci, sottosegretari, ministri, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, ma perché no? Dove sta scritto che deve diventare Presidente della Repubblica un uomo che per forza deve aver fatto 60 anni di carriera politica? Da politano è entrato in Parlamento per stare lì ancora vivo. Quando c'è stata la commemorazione, intanto muore uno statista straniero, muore un pezzo grosso della politica, quando è morto Andreotti. Io personalmente sono uscito dall'aula perché non voglio commemorare le persone legate alla mafia. Però si fa la commemorazione. Ecco, sicuramente è stata fatta in quegli anni la commemorazione di Stalin e Napolitano ha assistito alla commemorazione di Stalin. Pensate, perché solamente se sei cresciuto all'interno di un partito puoi entrare in Parlamento? Come sta scritto? Per noi è tutta una novità, è un anno che stiamo nelle istituzioni, nessuno di noi mai pensava che sarebbe diventato deputato, senatore. È incredibile, no? Anche un po' la popolarità che ci arriva addosso, è anche una responsabilità grande. Però ribadisco, è proprio un testimone, oggi ci stiamo noi, portiamo avanti un po' la carretta in prima linea e tutti gli attivisti, e tutti i cittadini che si informano, che partecipano, che hanno capito che l'unica soluzione è che ognuno fa qualcosa, no? Che ognuno si rimbocca le maniche, che creiamo una comunità, perché noi là dentro da soli non ce la facciamo. Poi più, grazie a Dio non siamo mai soli, però se fossimo soli, in quel caso scatta poi la contaminazione, perché tu ti senti da solo, là, quel palazzo che stacca dalla realtà, inizia a godere di qualche privilegio, comunque il filetto al pepe verde per chi non è vegetariano piace a tutti, lo champagne, prosecchino, bello, no? E poi ti fotti, inizi a staccarti dalla realtà e poi ti autoconvinci che quella lì non è una tangente, ma è un regalo perché ha lavorato bene. Quello lì non è un mafioso, ma un imprenditore del sud che dà lavoro a tante persone. Ti autoconvinci, veramente, questo è, non l'abbiamo capito, quello è il meccanismo, altrimenti non si spiega. Perché quando ci vengono a parlare i colleghi di altri partiti, cioè veramente sembrano staccati dalla realtà, ma non c'è così tanta crisi, i ristoranti sono pieni, quelli loro, quelli che frequentano loro. Pensate che la crisi ha colpito essenzialmente i disgraziati. Leggevamo le statistiche dell'OSCE e diciamo il 10-5% più ricco della popolazione negli ultimi anni in Italia è rimasto ricco allo stesso identico modo. La crisi ha mangiato essenzialmente i risparmi della povera gente e dei disperati. Concludo dicendo che sono tre i settori che in questa fase storica non subiscono la crisi: l'acquisto delle droghe, le armi, pensate che negli Stati Uniti le armi si vendono nei supermercati, e le slot machine. La parola chiave che unisce queste tre è paura. La droga la utilizzano soprattutto le persone che hanno paura di vivere, e come i privilegi dei parlamentari ti stacca dalla realtà. Le armi le comprano le persone che hanno paura di morire, e tanti giornali giro per il mondo di la strategia del terrore, no? Per farti rimanere a casa, consumare, vedere la televisione, magari comprare un'arma, così succede negli Stati Uniti, per cui ci sono quelle stragi incredibili. E il gioco d'azzardo soprattutto lo utilizzano, ci cascano le persone che hanno paura di non riuscire a pagare una bolletta. È una società impostata molto sulla paura, no? I mezzi di comunicazione cercano di farci avere paura del futuro, del cambiamento, e noi rimaniamo fermi. È una strategia ben congeniata, come anche gli acquisti nei supermercati sono ben congeniati. Ci sono studiosi che studiano la posizione dei prodotti nei supermercati per determinare le nostre scelte. Pensate quanto esiste, sì, un sistema che cerca di influenzarci, però esiste la comunità, l'informazione, stare assieme stasera, che invece deve liberarci, deve crearci indipendenza, autonomia. Noi siamo molto fiduciosi che ce la faremo, soprattutto le elezioni europee sono importanti, come diciamo sempre, se riusciamo a vincerle
abbiamo la possibilità di creare una crisi di governo, di aprirla, di far capire, aspettate un attimo, al potere costituito che il 5 Stelle ha vinto le elezioni, perché non ci sono le alleanze nelle elezioni europee, così prendiamo più voti di tutti, dovranno scrivere anche i media di regime, il Movimento 5 Stelle vince le elezioni, oppure scriveranno, tutti i partiti vengono. C'è una voce di studio, tutti i partiti vengono, vince altro. Ecco, noi siamo altro, ma ci va benissimo, siamo altro. In quel caso, qualora dovessimo vincere le elezioni, dipende da ognuno di noi a quanto riesce a convincere qualche parente, amico, delle persone all'università, convincere a partecipare, poi il voto è relativo, se partecipiamo, se ci informiamo, votare 5 Stelle è proprio automatico. Diremo al Presidente della Repubblica, cortesemente, può sciogliere le Camere e ci può far votare? Qualora dicesse no, vi chiederemo pacificamente di scendere a Roma, di circondare il Parlamento, pacificamente, e portare le carte al Senato con i propri figli, e alzare un pochino più la voce e pretendere esclusivamente nuove elezioni politiche. In quel caso ci conteremo e valuteremo se vincono loro o vince questo altro. Grazie a tutti, grazie a tutti. Scusate, facciamo una cosa, Giorgio, vieni qua. Ciao, sei affidato in di minchia. Mettete tutti alla mano. 1, 2, 3, mani in alto. Bene, Repubblica intitolerà Senti da Bibi Minchia.